Ciao Rodolfo, siamo venuti qui a trovarti nel tuo studio perché sappiamo che ti sei occupato a lungo di Leonardo, che ha pubblicato diversi lavori e soprattutto hai studiato una parte importante inerente al pensiero teologico. Ti abbiamo mostrato il disegno di Leonardo che si trova presso le collezioni reali di Windsor, che è l'oggetto del nostro lavoro. E nel disegno abbiamo gli appunti manoscritti dell'artista che annota le sue considerazioni, un'opera famosa e molto citata e studiata nell'ambito della fotodinamica. Con il tuo aiuto però vorremmo contestualizzare l'opera senza aggiungere le nostre interpretazioni da ricercatori del XXI secolo. Quindi ti faccio una prima domanda che, volendoci calare nel pensiero Leonardo, con quali occhi guardava i fenomeni fisici che poi riproduceva graficamente così in dettaglio? Qual è il significato che gli attribuiva? Allora, innanzitutto Leonardo studia tutta la realtà, noi potremmo dire della natura, cioè tutti i fenomeni naturali che lo colpiscono, abbiamo visto dal volo alle rocce, alle pietre, al movimento dell'aria e così via, e anche quindi il movimento dell'acqua. Allora, qualcuno potrebbe immediatamente pensare che Leonardo studi queste cose con una specie di finalità produttiva, cioè di tipo ingegneristico, perché va molto di moda oggi il Leonardo ingegnere, quindi lo fa perché sta studiando i navigli, non solo a Milano e varie altre parti d'Italia, per risolvere anche alcune questioni tecniche. In realtà il modo di ragionare di Leonardo è molto più complesso. Li studia come si studiano le scienze pure, cioè lo studia in quanto fenomeno, cioè studia l'acqua in quanto fenomeno. Poi ovviamente da questo può applicarlo in due filoni contemporanei, che è quello della pittura da una parte, e l'idea di pittura è, come dire, il sistema in cui Leonardo inserisce tutto lo scibile umano, cioè quello che mette insieme tutto il modo di ragionare e tutti gli studi che fa, dall'anatomia, alla geologia, alla botanica e così via, e dall'altra parte eventualmente qualcosa di applicativo, quindi conoscendo i flussi dell'acqua, le turbolenze, una parte dell'idrodinamica, non la scopre ovviamente tutta, però insomma una parte riesce almeno ad intuirla. E forse potremmo dire la formula non come un metodo matematico, ma la formula come un metodo disegnativo, che è un po' più preciso, perché è il modo di Leonardo. Allora, da questo punto di vista potremmo dire che Leonardo, nella storia, diciamo così, dell'evoluzione scientifica o dello sviluppo delle scienze, è l'anello di congiunzione tra ciò che accade in gran parte del Medioevo e ciò che poi arriverà col metodo galileiano, insomma, comunque con quello che noi chiamiamo metodo galileiano, cioè è il cardine. Invece di avere una sistematizzazione matematica, come avrete fatto anche voi, ovviamente, Certo, per sì. rispondere ai problemi dei flussi, Leonardo lo fa attraverso il disegno, perché ritiene che quello sia un metodo superiore. Usa anche la matematica, usa anche la geometrizzazione, usa tutto quello che sa, che ha a disposizione, però per non perdere gli accidenti, ragionando in termini filosofici, cosa che delle volte la matematica non riesce a portarsi dietro, allora usa il disegno perché quell'elemento che sembra descrittivo in realtà diventa analitico, almeno come state dimostrando voi con quei vostri studi. Quindi, occupandoti di Leonardo, visto che spesso tu citi la sua visione aristotelica, vuoi raccontarci perché tale visione è così importante e da dove scaturisce questa lettura? Allora, sì, qui pure bisogna fare un passo indietro, cioè bisogna cercare di comprendere come il pensiero di Leonardo riposi, come dicevamo qualche istante fa, su una struttura di pensiero che è precedente. Intorno al XIII secolo arrivano più o meno le traduzioni, in realtà anche un po' prima, ma insomma, nel XIII secolo arrivano le traduzioni di Aristotele e qualche testo del pseudo Aristotele, insomma, poi dopo diventa un fatto filologico successivo. Bene, già nel XIII secolo noi abbiamo, a partire dall'impatto che Aristotele ha con il pensiero culturale europeo, due grossi filoni.
uno dell'Università di Oxford e uno dell'Università di Parigi, più o meno per insomma, parlare in maniera semplice, grossolana, uno in mano ai francescani, quello di Oxford, e l'altro in mano più o meno ai domenicani a Parigi, uno che si occupa di fisica, di astrofisica e di test, diciamo, di studi sulla luce, quello di Oxford, e l'altro invece, diciamo così, della catalogazione, della botanica, della zoologia e così via a Parigi. In questo filone qui si può inserire il pensiero di Leonardo, cioè guardare alla realtà studiandola, catalogandola, cercando di metterla in ordine, di riuscire a comprendere alcune cose e producendo appunto un metodo di studio della realtà che in qualche modo è a metà tra, diciamo così, una analisi empirica, cioè uno sguardo empirico delle cose secondo la tradizione, secondo quello che veniva già fatto nel corso dei secoli, è un passo in avanti che porta verso ad un metodo sperimentale. Ovviamente non può essere considerato un metodo sperimentale perché non c'è, diciamo così, l'idea della prova e della riprova, e quindi, però noi ci accorgiamo che qualche cosa si è mosso, cioè nel modo di ragionare di Leonardo qualcosa si è mosso. Allora, Leonardo ovviamente ha un pensiero, se noi basta semplicemente che guardiamo i suoi disegni e ci accorgiamo che non sono, come dire, approssimativi, ma sono precisissimi e che rappresentano delle vere e proprie leggi naturali. Questo lo possiamo vedere in modo particolare nel 12.660, cioè il disegno di Windsor, della collezione reale, ma anche nel 12.662, l'altro che è comunque estremamente interessante, ma lo possiamo vedere in tantissime altre parti. Allora ci rendiamo conto che quella visione del mondo lì è costruita su quello che appunto Leonardo riprende da tutta la tradizione, che è l'architettonica dei saperi, cioè mettere insieme tutte le discipline per avere una visione comune, per avere, come dire, un unico modo di vedere tutte le discipline insieme e i prodotti di quelle discipline farli reagire l'uno con l'altro. Ovviamente lui a capo di questa struttura non mette la filosofia, come era tradizione, ma mette la pittura, perché dice la pittura è filosofia, punto. Per questo noi vediamo che tutto quello studio sulle turbolenze è disegnato e non è rappresentato come matematica, proprio perché è quel modo di vedere le cose. Grazie mille. Grazie a voi.